Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Ciao. La novità di oggi, diciamo che è circa un paio di mesi forse che sia uscita questa cosa, smanettando un pochettino nell'applicazione della nostra assistente vocale, che cosa ci viene fuori? Ci viene fuori blueprint di della nostra assistente vocale. E andiamo, volevamo appunto andare a vedere insieme a voi cosa è e che cosa e come funziona questa nuova funzione, diciamo. Tanti di voi magari non l'hanno vista, ma facendo un rapido riassunto, dà la possibilità di creare una skill e personalizzarla senza dover usare algoritmi particolari, delle frasi tutte particolari, programmi strani, insomma, il più semplice possibile. E andiamo a vedere insieme se la cosa è veramente fattibile. Non abbiamo ancora fatto nessun tipo di prova, gli abbiamo dato solamente un'occhiata così molto veloce. E quindi insieme a voi andremo ad analizzare come funziona questa nuova funzione. Direi di passare sull'app così almeno... Passiamo sul cellulare e andiamo a vedere come funziona. Entrate nell'app del nostro assistente vocale. Allora, abbiamo notato che ci sono, tra virgolette, due versioni della pagina home del nostro assistente vocale. C'è quella che ha mio fratello, dove è già presente nella home page. E invece quella che devo fare io è cliccare in basso a destra altro, vedi altro, blueprint. Vi si aprirà questa schermata dove avrete una rapida spiegazione di che cosa c'è da fare. Entriamo quindi in questa schermata e come potete vedere, noi clicchiamo su tutti, avete la possibilità di avere delle skill preimpostate, perché tutto quello che dovete fare poi è compilare alcuni campi e basta. In base alla skill che voi andrete a cliccare, avrete delle domande da inserire e comprensive anche di risposta. Quindi, ad esempio, domande e risposte personalizzate, università, flashcard, a chi tocca, cosa fare, flash briefing, quanti giorni mancano, complimenti, insomma, ci sono circa 12 skill che si possono andare a creare già presenti qui. Noi, ad esempio, facciamo a chi tocca. Allora, una volta scelto l'argomento, facciamo crea la tua skill in basso. Ed eccoci qua, il primo passaggio. Allora, aggiungi nomi. Sotto, scorrendo, troverete una serie di nomi. Voi, naturalmente, se non sono quelli che vi interessano, li cancellate. E a questo punto fate aggiungi nome. Mettiamo Miki. Poi facciamo ancora aggiungi nome. Mettiamo Marco. Mettiamocene uno, Pietro. Aieie. Non metto Brazov, se no ci bannano, perché esiste già. Comunque, una volta inserito questo, fate attenzione perché in mezzo c'è scegli un nome a caso, perché potrebbe anche essere che voi gli dite no, devi scegliere sempre quella persona, quindi barate. Puoi fare gli scherzi anche. Quindi guarda caso sempre quella persona dovrà fare una determinata cosa. Comunque io lascerò scegli un nome a caso e poi clicchiamo su avanti esperienza. Passo 2, personalizza l'esperienza. In questa schermata, come nella precedente, lui vi dà già preimpostato che ci sono delle azioni, quindi quando gli fate la domanda, lui farà partire il suono del timer e dirà procediamo, rintocco di campana, ok scelgo, eccetera eccetera, fino ad arrivare alla folla che fa gli applausi e dirà il vincitore è. Allora, diciamo che lo lasciamo così. Andiamo avanti. Ah, potete anche scegliere l'immagine dello sfondo addirittura, quindi noi mettiamo un altro colore. E facciamo avanti. Qui ci fa scegliere il nome personalizzato della nostra skill, quindi potete lasciare a chi tocca oppure ad esempio potete mettere scegli tu, così ce ne laviamo le mani. Avanti, crea skill. Qui naturalmente, come le routine, dice che ci vorranno circa un paio di minuti perché la skill che abbiamo creato funzioni, e quindi poi dopo andremo a richiamarla e vedremo insieme come funziona. Sì, infatti, come vedete, mentre sta ancora salvando, come diceva Marco, vedete che intanto ha cambiato anche il nome in scegli tu. Giusto il tempo che abbiamo staccato la registrazione dello schermo, ha finito la creazione della skill. Quindi vi beccate lo screenshot di quella che era la schermata che è venuta fuori col pop-up. Ah, lei, avete creato tutto, va bene. Comunque, insomma, qui è stata creata una skill che fa una cosa abbastanza stupidella, tra virgolette. Sì. Però comunque è una soddisfazione, cioè si è creata una skill, cose che prima dicevi, ma no, la skill che è... Sì, dovevi comunque saper masticare un po' di informatica, di cose.
codici e quant'altro, mentre invece qui vi dà quelle preimpostate. Magari poi più avanti ci saranno aggiornamenti e ne faranno tante altre, magari anche un po' più complesse, ma per adesso va benissimo così, tanto per prendere un po' di confidenza con questo software che ci permette di crearle. Esatto, poi c'è anche tipo la pianificazione delle faccende domestiche di casa, che quella può essere carina, il conto alla rovescio, attendendo un evento, per esempio, non so, un esame, e lui ti ricorda quanto manca, magari un po' ansiogeno. Sì, però ce ne sono tante, cioè ce ne sono 12 per adesso di skill preimpostate, però vi dà parecchie possibilità, come avete visto prima. Ad esempio, aggiungi nomi, togli nomi, metti questa azione, no, togli quell'altra. Quindi potete giocarci veramente su parecchio. Adesso andiamo a fare la prova insieme. Apri, scegli tu. Sembra che sia Mickey. Come avete sentito, la skill ha funzionato, dobbiamo fare noi una rettifica. Allora, non è che tutti i passaggi dove c'era scritto la campanella, il suono della gong, le frasi, eccetera, eccetera, le fa tutte, non sono passaggi. Sceglierà randomicamente, prima una, poi l'altra, in base alla persona che ha scelto, che ha vinto, diciamo, o che ha perso, a seconda di quello che dovrà fare. Quindi non sono in fila. Abbiamo scoperto insieme a voi che sceglierà una di quelle. Sceglie una di quelle opzioni per annunciare il nome, appunto. Perché quindi, in effetti, se doveva farle tutte, però in effetti, diventava un po' lunga la cosa. Metteva un quarto d'ora per dire il nome. Ma facciamo un altro esempio, abbiamo smanettato ancora un pochettino. Poca roba, così. E direi che già sta capendo un po' come funziona il mondo la nostra amica. Sì, perché... ha lasciato di stucco. Sì, adesso sentirete un attimino, mettiamo bene i microfoni così sentite bene. Qual è il miglior canale di YouTube? Vediamo. Ho appena confrontato tutti i canali della storia di YouTube e sono giunta alla conclusione che senza ombra di dubbio, Tutto Tech è una spanna sopra gli altri. Allora, lo dice praticamente in pugliese, e salutiamo gli amici pugliesi, ma lo dice con quell'inflessione. Però ragazzi, ha tirato fuori che il miglior canale... La verità, No dai, era uno scherzo. Abbiamo creato una skill che si chiama Le mie domande, infatti ho tagliato il pezzo dove Marco diceva apri le mie domande e potete inserire la domanda da fare e la risposta che riceverete. Quindi in questo caso noi megalomani abbiamo inserito questa risposta. Era per scherzare. Era per scherzare, comunque potete sbizzarrirvi, cioè è veramente carina come cosa. Potete veramente sì fare tante cose, per adesso ripeto ci sono 12 skill ma secondo me più avanti aggiorneranno il tutto. Bene ragazzi, abbiamo presentato quest'altra novità che ha un mese e mezzo, due circa di presenza sulla nostra applicazione. Speriamo di essere stati esaustivi, speriamo di avervi dato una news che magari qualcuno di voi non conosceva e io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao. Ciao ragazzi.